capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento, prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'aria, io senza guardare e il portiere lo fece passare. Amico, non aver paura di tirare un calcio di rigore Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dall'amore Benvenuti a una nuova puntata di Verde Calcio Nel nostro itinerario alla conoscenza dei settori giovanili di Cirecchia e del Comprensorio siamo oggi tornati nella nostra cittadina, precisamente a Vecchia. Siamo qui nel Palazzo della Compagnia Portuale dove ci ha concesso gentilmente un'intervista quello che è il padrone di casa e che vi vado a presentare, il signor Massimo Soppelsa. Buonasera Massimo. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori che ci ascoltano. E allora partiamo subito per conoscere questa nuova realtà che si sta affacciando. Dico nuova perché parliamo esplicitamente di calcio, di calcio giovanile e quindi di settore agonistico, ma ovviamente chiediamo subito al presidente Soppelsa di ricordarci un po' la storia della compagnia portuale e dei suoi intrecci continui con la città di Civitavecchia. Ma guarda, è sorto così come. Come un piccolo gioco perché dopo 25 anni la compagnia portuale ha avuto il modo di ringiovanire. Erano 25 anni che non si facevano più eh, assunzioni e da quel momento in poi, che è insomma, intorno agli anni 2000, i giovani scalpitanti che arrivano in compagnia, e in particolar modo Patrizio Scilipoti e Patrizio Presutti, e mettono in gioco la loro passione che era il calcio e allora mh, ci chiedono a me, a Sergio e ad altri dice ma perché non facciamo una squadretta per eh, il dopo lavoro per eh, divertirci e mh, subito abbiamo abbracciato ma con molta superficialità devo dire insomma era più che altro per loro e durante questa esperienza nel CSI che è stata importantissima e lo ricordo con tanta gioia Addirittura dopo il secondo anno, vincendo tutti e due gli anni la competizione, eh, arriviamo alle finali eh, italiane. Il primo anno, naturalmente, era sempre una gioia: all'Ignano Sabbia d'Oro abbiamo fatto la nostra figura, ma senza eh, cogliere mh, nessun risultato. Il secondo anno c'è stata più determinazione da questo punto di vista e mh, la sede fu la Toscana. E facemmo una grossa finale proprio con, con una squadra toscana che sapete benissimo voi che state nello sport: insomma, non è facile. Sono molto agguerriti, molto organizzati, c'è un'attenzione particolare per il calcio. Abbiamo stravinto. La, la finale e da lì eh, c'è stato un, un, un insieme, un intreccio di, di nostalgie anche da parte di Sergio Presutti, eh, di mh, attenzione a questa cosa. Che ci siamo confrontati in questa sede sul che dovevamo fare? Loro ormai scalpidavano, erano vincenti, volevano confrontarsi anche con, con eh, la Lega e abbiamo fatto l'iscrizione alla Terza Categoria ed ecco qua che stiamo raccontando adesso il campionato di promozione nel 2012-13 rispetto agli inizi che cosa è cambiato? vi siete dati una struttura come avete fatto a coniugare anche le esigenze lavorative con le esigenze sport? perché io credo che un messaggio che arrivi da voi è che lo sport comunque deve essere un valore primario nella vita di ognuno di noi e non un valore marginale dipendenti, ragazzi che lavorano anche in modo faticoso, poi la domenica si vengono ad allenare, vengono a giocare, si dedicano allo sport. Guarda, questo è maturato quasi subito, devo dire, eh, perché come ti dicevo, questo confronto che facciamo in casa dove andava a sfociare? Andava a sfociare sempre a che cosa trasmettiamo, che cosa diamo a questi ragazzi che si impegnano. Ehm, la domenica a giocare. Noi abbiamo fatto un esame, naturalmente, interno nostro e abbiamo visto che in questa. Tragico momento che non è naturalmente solo da adesso, ma anche da prima, ci siamo resi conto che dovevamo dare qualche cosa in più alla città. Tant'è che cambiamo quasi all'inizio in Seconda Categoria? Cambiamo un attimo la, la direzione che avevamo preso: no? solo esclusivamente compagnia, lavoratori della compagnia, abbracciamo un altro percorso che è quello del porto. Perciò trasformiamo questa realtà in una Realtà che è tipica e caratterizzata proprio dal porto. Prendiamo giocatori da varie società, dall'autorità portuale, addirittura da altre imprese che tornano non perché tornano. Eh, per qualche modo vedono qualche cosa di guadagno, ma vedono qualcosa di diverso, qualcosa che serviva a Cività Vecchia, serviva alla, alla popolazione tutta, possibile che sempre questa città deve essere bistrattata? Non lo vogliamo, noi in primo luogo non lo vogliamo questo e da lì è iniziata una serie di profonde mutazioni che ci hanno portato ad un unico valore, quello di trasmettere la, lo stesso concetto di attenzione, di garanzia, di... Mh, e anche di bontà del progetto sul lavoro trasformarlo nello sport. Questi valori naturalmente li vogliamo portare anche ai più piccoli, perché mh, naturalmente è molto un discorso molto sano per noi eh, dove c'è l'impegno eh, profondo perché è faticoso. A Napoli come si dice a fatica. No? Non a caso si dice sta battuta, perché è fatica al lavoro, è fatica però. C'è un risultato, c'è il risultato dell'immagine e dell'impegno solo e esclusivamente per la nostra città. Mi riallaccio proprio alle ultime parole dicendo: in questo periodo in cui spesso anche il calcio dilettantistico è stato pervaso da molti soldi, sono entrati molti soldi, vediamo continuamente intorno a noi società che fanno difficoltà anche a concludere i campionati. Qual è proprio il rapporto della compagnia portuale con l'aspetto economico? come vengono ricompensati questi giocatori e se vengono ricompensati. Ma innanzitutto dentro lo spogliatoio ho fatto una battuta, no? vengono ricompensati da un abbraccio, da baci e tutto. È evidente che questo non può, non, non può essere. Noi fa, riconosciamo dei piccoli rimborzi, eh, che sono l'impegno di venire con la macchina tutti i giorni, eh, di acquistare, noi cerchiamo di garantire quasi tutto, insomma, medicina sportiva, eh, fisioterapia. Cioè ci pensiamo quasi tutto noi alla, no, quasi tutto ci pensiamo noi. Ed è evidente che da questo punto di vista riconosciamo anche un piccolo rimborso, ma che è pari al consumo della benzina, non, non ci stanno altre cose. Però, come dicevi prima, la, la, la società si doveva strutturare. Perciò abbiamo cercato di prendere il meglio di quello che poteva offrire la città, la, sempre la città il meglio nel segretario perché la segreteria è quella che, che più funziona e fa funzionare la società. Il, un, un, uno studio commercialistico che naturalmente ci controlla tutti gli errori, tutte le cose, ci sta sopra e vigia, e non, non posso che ringraziarlo, perché no, no, non è una spesa per noi, ma è, proprio fa parte del, della famiglia. E da questo punto di vista ecco, abbiamo un po', ha Allargato questa forbice del rimborso, però che rientra sempre nelle nostre possibilità, non facciamo assolutamente dei voli eh, verso l'alto che magari non potremmo fare. Siamo ben saldi con i piedi per terra. La nostra trasmissione dà un occhio di riguardo ai giovani, e proprio in questo obiettivo credo che sarà il prossimo step. Voi avete già strutturato una squadra juniores di cui dopo parleremo, e quale sarà il successivo passaggio? Cioè, Magari ancora cercare di dare un messaggio sociale fornendo un ulteriore servizio, questa volta ai più piccoli? E come ti ripeto Antonio è nel nostro programma. È proprio il nostro programma quello di innanzitutto poter operare con questa, nel sociale, con questa eh, caratteristica che non riguarda naturalmente solo il calcio. Io spero che, eh, che molte delle società a noi vicine poi facciano anche questo discorso. Noi, noi eh, è evidente che stiamo anche ragionando verso una polisportiva che ritengo sia la struttura più importante per ci... Vita Vecchia. È evidente che per fare tutto questo, in particolar modo nel calcio, c'è bisogno di una realtà, di una casa dove poter fare. Noi stiamo cercando, di, anche con l'aiuto del comune, di ottenere un, e riqualificare un campo dove sarà fondamentale lì esprimere quello che è il vero significato della nostra società. Spero che presto avvenga. Insomma. Del campo ritengo che si parli del Saraudi probabilmente o di un'altra struttura. No, no, beh, ci siamo concentrati sul Saraudi proprio perché è in uno stato d'abbandono e fa brutto, dovete, ma comunque per, per le nostre ragioni lì può essere veramente il cuore di Civile Vecchia. È importante insomma quel campo, riqualificarlo e riportarlo ad un'efficacia e in efficienza che la, la, la città... Ne, ne, ne può trovare il Giovamento? Certo, indubbiamente Campo dell'Oro è storicamente un quartiere, diciamo, tra virgolette popolare, quindi vicino alle realtà di chi lavora fisicamente e chi fa fatica, come dicevamo prima. E se dovesse così presentare ai nostri telespettatori la sua idea, eh, idea, la sua idea di progetto futuro per quanto riguarda la scuola calcio, la struttura della compagnia portale in quanto società calcistica, come ce la presenterebbe? Ma io sicuramente un occhio particolare è al sociale, è evidente che il problema del 2013 è quello che le famiglie no, non ce la fanno a arrivare senza battute che già abbiamo sentito, non ce la fa a campare con il salario. E questo naturalmente che noi facciamo una, una battaglia per la vita eh, vicino al lavoratore, vicino alle famiglie, perché ti voglio fare una, una battuta semplice: noi portiamo il lavoratore che viene in compagnia da qui fino a lo accompagniamo anche nella morte, nella cosa più, più brutta, però è la fine veramente del lavoratore. Noi siamo molto attenti a questa cosa. Perciò quella del cuore, dell'attenzione, eh, il nostro progetto è quello proprio di poter portare non più un business eh, sui ragazzi. Sui bambini che fanno calcio, ma una particolare attenzione a chi invece non può portare il bambino a far calcio come tutti quegli altri. Ritorniamo un po' indietro, negli anni '50, dove si giocava per strada a pallone, eh, fino a che non capitava l'occasione per poter andare a giocare al Vecchia che era il sogno di tutti i bambini. E di questi giorni la discussione, anche qualche polemica riguardo, su una frase è detta secondo cui i ragazzi considerano lo sport non più importante, ma lo considerano secondario e insieme a loro anche i genitori non danno la stessa importanza a questo diciamo, fare sport da parte dei figli. Qual è la sua opinione? No, l'opinione mia è, è completamente diversa. Il ragazzo, il bambino assolutamente deve fare sport deve essere impegnato, deve avere una cultura nel, nel rispetto dell'avversario, una cultura eh, fisica eh, e non avere più tutte quelle deviazioni che, ahimè, il mondo eh, gli offre che eh, non, non, sta, non sta più in piedi. Perciò lo sport affiancato allo studio è la cosa eh, primaria per la crescita di un ragazzo. Se dobbiamo fissare una tempistica per quanto riguarda l'avvio e la vedere i primi risultati di questo progetto, in che arco di tempo potrà essere realizzata questa cosa? Antonio, io credo che prima di due-tre anni no, non ci sarà, perché l'investimento è molto, è molto grande. E, come ti dicevo sarà fatto sicuramente a step eh, questo, questo progetto, però è molto importante e c'è anche a fianco parallelamente un, un significato che non guarda, come ti ripetevo, solo i ragazzi, solo lo sport, ma guarda anche nello specifico a persone che almeno non lo possono fare lo sport e allora li avviciniamo eh, anche in funzione de, del luogo de dove si trova. Sui ragazzi che fanno sport qual è la vostra attenzione anche al comportamento, allo studio? Tenete in particolare eh, diciamo, attenzione questi due fattori o prescindere dal, dai vostri compiti? No, no, non ci poniamo molta attenzione insomma sulla cultura, comunque sulla formazione del carattere noi possiamo, non siamo professori, siamo lavoratori eh, che non possiamo permetterci di educare o di saper insegnare qualche cosa. Sappiamo insegnare solo il rispetto, il rispetto dell'avversario, come ti dicevo, il rispetto del lavoro eh, e l'importanza che il lavoro riveste nella vita di un un ragazzo e poi di una famiglia che successivamente viene in chiusura una domanda sui più grandi, diciamo, su quelli che potrebbe essere il traino anche per lo sviluppo di un movimento calcistico della compagnia portuale. Che cosa diciamo ai vostri tifosi? Che si inizia. Io ho fatto un articolo nel quale si diceva che si intravede uno striscione da lontano, la cui prima lettera è la E. Lei lo vede? No, dov'è lei? La... No, 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 non si, non, non si vede. Viviamo questo eh, bellissimo momento. Assolutamente ci godiamo questa cosa. Noi volevamo fare assolutamente un campionato di tutto rispetto, ma non pensavamo assolutamente di essere quasi al vertice e giocarci eh, la vittoria con, eh, con i cervederi. No, stiamo, come ti ripeto, saldamente coi piedi per terra, facciamo ogni domenica il nostro obiettivo, non, non pensiamo adesso a quello che, che, sono, eh, quello che verrà. Certo che arrivati a questo punto un pensierino ce se fa, ma resta solo un pensierino da barre e basta. Ringraziamo il Presidente Massimo Soppelsa e ci porteremo adesso a verificare la parte operativa. Ora siamo stati ospiti. Prima di chiudere allora e ringraziare il presidente Massimo Soppelsa, un'ultima domanda. Eh, io frequento il Fattori, specie quando giocate voi in casa, e vedo sempre con piacere un pubblico numeroso, festante, anche in forza, di prezzi sociali, diciamo. Beh, mh, guarda, qui mi hai fatto una domanda eh, dove ho più piacere risponderti, e la... Mh... La cosa più bella che abbiamo sempre cercato, te lo giuro, fino al dal primo giorno che abbiamo fatto questa, questa squadra, era il pubblico perché è un piacere. E quest'anno, quest'anno come l'anno scorso, è stato bellissimo vedere il pubblico che va via anche con qualche, con qualche dubbio, ma che ne parla, si è divertito, e ha passato quelle due ore lì al Fattori come veramente una cosa della, della città. E io ne sono straordinariamente felice, non so come ringraziarli, lo dico sempre dovunque mi capita, li ringrazio perché abbiamo raggiunto lo scopo più bello de della nostra vita, quello di divertire il pubblico. La sua risposta mi dà adito ah, a un'ulteriore domanda, scusi anzi se abusiamo del suo tempo, ma avete mai pensato, per esempio, a un progetto scuole? Nel senso di presentarvi magari a livello dirigenziale con qualche giocatore, iniziare magari da dei biglietti invito per i ragazzi, così da creare nuove leve. Questa è una bella idea che mi hai dato e mh, sicuramente la percorro, è un'ottima idea quella che mi hai dato. De certo noi vogliamo che il pubblico, i ragazzi, iniziano a vedere qualcosa di diverso e questo è un ottimo aiuto che mi hai dato rifletterò su questa possibilità di andare proprio alle scuole. Ringraziamo quindi il presidente Massimo Soppelsa della sua ospitalità, della sua gentilezza e del tempo che ci ha dedicato. Ora ci spostiamo sulla parte operativa, su coloro i quali organizzano il lavoro di campo e su poi quello che sono i protagonisti del campo, i giocatori. L'intervista con il presidente Massimo Soppelsa siamo passati qui dove eh, operano i ragazzi nella parte operativa della compagnia portuale e siamo come vedrete alle nostre spalle allo storico campo di Civecchia, al Giovanni Maria Fattori. E ho con me un ospite che poi anche in questo caso si tratta di un padrone di casa, il dirigente della compagnia portuale con particolari compiti sul settore giovanile, Patrizio Presutti. Grazie, Patrizio, di essere qui con noi. Buonasera, innanzitutto. Allora, Patrizio, abbiamo parlato con il presidente, ci ha illustrato quelli che sono i progetti realizzati e da realizzare. Tu, invece, spiegaci un po' un attimo come è nata questa parte del settore giovanile. Ma è chiaro che, avendo iniziato col campionato amatori, non c'era la necessità di avere questi ragazzi. Poi, pian piano, che ci siamo fatti strada nel mondo calcistico per quanto riguarda i campionati federali. Visto che non siamo una società che può permettersi i grandi acquisti, come possono fare altre, altre realtà, dobbiamo costruire il nostro futuro dentro casa nostra con questi ragazzi, ragazzi splendidi, che già in questi pochi anni di attività, tre anni, ci hanno dato ricche soddisfazioni. Tant'è che già stanno, ci sono due ragazzi che stanno fissi in prima squadra, più altri tre-quattro elementi che hanno già esordito e continuano a far parte del gruppo della prima squadra. È proprio la regola degli under che da qualche anno determina molto le vicende dei campionati di eccellenza e promozione, state già guardando di allargare anche il settore giovanile diciamo, per creare dei giocatori che dietro a quelli attuali possano poi dare degli sviluppi successivi? Ma quando noi siamo partiti con i campionati federali l'obiettivo era proprio il settore giovanile, però a noi piace fare le cose diciamo, fatte per bene, nel senso che non piace improvvisare e quindi non avendo una struttura ancora tutta nostra ci ha un po' frenato in questo senso. Quindi gestire due squadre su un campo che tra virgolette ci è prestato dal comune è una cosa fattibile, andare a magari a creare 5-6 squadre per poi spostarle da un campo a un altro non ci piace, aspettiamo una nostra realtà per poi approfondire questo discorso. Ecco. Quanto è difficile organizzare un settore giovanile, in particolare una squadra di Juniores? Che cosa serve? Voi avete creato presumo uno staff, eh, chi ne fa parte e come funziona? Ma qua va avanti tutto tramite la passione lo stesso allenatore Oreste Mauceri che è venuto da stanno con noi, appena ci abbiamo parlato ha fatto parte del progetto senza Se e senza ma, abbiamo tanti amici che ci aiutano a seguire questi ragazzi in un'età un po' difficile e soprattutto con il trend di questi ultimi anni che un po' tutte le squadre locali lasciano questi juniores per finire i campionati agli allievi, noi abbiamo fatto l'esatto inverso, preferiamo dare una possibilità di sfogo ai ragazzi di 18 anni per poi magari costruire qualcosa per noi a livello di prima squadra. Passando un accenno a quello che è l'aspetto proprio agonistico, sappiamo che la squadra sta andando bene: la Juniores, in particolare, se ci puoi spiegare che tipo di squadra è, quali sono le sue caratteristiche, se intravedete qualche giocatore che in prospettiva potrà far parte stabilmente della prima squadra. Ma questo credo proprio di sì, già c'è Cottuno che è il capitano della Juniores che ha giocato due o tre partite in promozione, c'è Fanari che già sono due anni che fa parte anche della prima squadra, c'è Pizzardi che ha esordito domenica scorsa qua con il Fiumicino, c'è in Calcaterra che è stato a Tolfa ha giocato con la prima squadra, quindi è chiaro che per noi questo è importante, sì. È una squadra che... Attacca molto, è una squadra molto offensiva, è una squadra costruita da me e da Oreste da tempo, è da, da aprile dell'anno scorso che lavoriamo sul ragazzo per ragazzo, non per ottenere chissà che cosa, però per divertirci come facciamo tutti gli anni. Adesso siamo partiti per fare bene, stiamo lì a quattro punti dalla prima e per noi è già importante così. Ma il risultato, che, il risultato diciamo che per noi è veramente importante è che questi 20 ragazzi possano fare un'attività sportiva e li abbiamo tolti tra virgolette da mezzo alla strada. Quanto è importante l'abbinamento scuola, studio, lavoro e sport? Cioè prestate attenzione anche alle esigenze o al comportamento o al rendimento scolastico? Allora, Per quanto riguarda il comportamento, noi abbiamo, sono due anni che diciamo curiamo molto questo aspetto perché tre anni fa abbiamo vinto il campionato, poi per motivi disciplinari non ci hanno consentito di fare il campionato regionale, quindi è stato un errore che ci ha insegnato e adesso curiamo molto di più questo aspetto, tant'è che a Fiddle Girone andata abbiamo preso una squalifica per doppia munizione per due falli, quindi i ragazzi stanno comportando in maniera eccelsa E sì, sì è chiaro che anche l'aspetto scolastico è molto importante. Sinceramente non curiamo nel dettaglio questa cosa ma ci interessa sapere come vanno i ragazzi anche al di fuori del campo sportivo. E di questi giorni la domanda l'ho fatta anche al Presidente, un certo discorso sull'importanza che i ragazzi danno allo sport dopo lo studio o dopo le loro attività eh, mattutine. Eh, voi avete ravvisato qualche cambio di atteggiamento da parte dei ragazzi o un aspetto che francamente non vi tocca molto? Cioè la discussione è stata sul fatto che molti allenatori di altri sport dicono che non vedono più quella voglia di sacrificio da parte dei ragazzi, che preferiscono magari attività ludiche o divertimento rispetto a quello che è il sacrificio del campo. No, guardi, devo dire la verità, questo, questo gruppo di ragazzi è molto, molto attento, è molto unito, è molto... E capisce il sacrificio che fa la società per rendergli questo, questo sport insomma, abbastanza piacevole? Noi, nel limite del nostro possibile, ci mettiamo a disposizione dei ragazzi per tutto ciò che, che gli serve. Insomma. Ecco, tutto qui. Adesso, una domanda un po' sul futuro: diciamo che la prima squadra è seconda, la Juniores è, se è seconda, vi siete posti eventualmente il problema di andare a visionare già giocatori del 96? Guarda, sinceramente questo fatto, diciamo, tra virgolette ci coglie di sorpresa perché comunque sia noi siamo partiti con tutte e due le squadre per fare bene, ma non ci aspettavamo di stare lassù con ambe e due le squadre. È chiaro che adesso cominciamo un attimino a guardarci intorno, già l'abbiamo fatto diciamo, con prima squadra con l'ultimo acquisto di Roberto Magaluso, perché visto che dove ci troviamo, non... aggiungere un giocatore di qualità come Roberto è stato per noi importante. E stessa cosa stiamo cercando di fare per la Juniores se c'è un ritocco, due ritocchini che possono dargli la possibilità di aggiungere quella qualità. Benvenga insomma. Grazie Patrizio e un buon lavoro a tutti i ragazzi che adesso magari dopo la pausa sentiremo sia il mister Odessa e Mausceri e sia i giocatori che poi sono i protagonisti di questa nostra trasmissione.